Ciao a tutti, mi chiamo Valeria e questo è il primo video che filmo in italiano. Ho pensato di farlo in italiano con i sottotitoli in inglese, nonostante generalmente questo canale abbia video solamente in inglese, perché per la prima volta sono stata da Tedi e ho pensato di fare questo video haul in italiano perché comunque magari c'è qualcuno che abita vicino a un Tedi in Italia e può essere utile sapere che cosa c'è al momento, ecco. Devo dire, in generale non mi sono trovata molto bene perché in negozio c'era davvero poco assortimento per quanto riguarda il materiale creativo e per lo scrapbooking e la persona che mi ha servito alla cassa è stata molto maleducata e anche molto brusca e ha sbagliato a conteggiare alcuni prodotti che erano in sconto, li ha contati a prezzo normale, ma dalla fretta non ho controllato subito lo scontrino, anche se mi sembrava di aver pagato un po' di più. Effettivamente ho pagato 1,95 euro, quindi quasi 2 euro in più, e non è stato applicato nessuno sconto. Quindi sì, non è stata una bellissima esperienza, però spero, se in un futuro ci tornerò, spero di trovarmi meglio. Partiamo subito con la prima cosa che ho comprato, è questa scatolina, e provo a portarvi un po' più indietro, no, non si vede. Comunque è questa scatolina, formato più o meno A6, un po' più grande, a 1 euro. E penso di, ve la faccio vedere così, ecco, è in acrilico, penso di metterci dentro della minuteria oppure del materiale creativo, insomma, e mi sembrava un buon prezzo. Sempre a 1 euro ho preso questi stampini per il ghiaccio e chi è creativo può usarli anche con la resina. Io l'ho in passato, anni fa, li usavo, però mi serviva semplicemente per il ghiaccio e questi li ho visti molto carini perché sono a forma di paperella. E quindi questi per il ghiaccio, sempre per il ghiaccio, sempre a 1 euro, ho preso questi Eiswürfel, che sono praticamente dei cuoricini con dentro un liquido che, se refrigerato, diventa solido e lì si possono mettere dentro i drink per tenerli freddi o se si fa un tè freddo, insomma, per questo. E ce n'è 16, credo, dentro. Sì, e sono, insomma, 1 euro mi sembrava buono. Poi ho preso molto basic, ma questa colla è abbastanza grande, il tubetto sono 40 grammi. 1 euro, due tubetti di colla stick. Poi la parte, diciamo, più interessante, parto dagli articoli che ho pagato a prezzo pieno, anche se avrei dovuto pagarli in sconto, ci sono rimasto un po' male, perché sono cose di Natale, originariamente costavano 1,75 euro, no, me le ha fatte pagare 1 euro invece che 0,65, che era il prezzo scontato. Comunque ci sono questi che hanno dei glitter, sono delle renne, dei fiocchi di neve, delle renne glitterati, molto belli, e non mi interessa se siamo a giugno, io li tengo lì e li uso a dicembre. Poi questi sono i miei preferiti, queste renne dorate sono un po' puffy, cioè sono un po' gommosi, insomma, e ecco questi qui. E per finire in argento, queste sempre renne, perché insomma c'erano questi. Ero convinta di averne preso anche un altro, ma nello scontrino non risulta e non l'ho trovato nella borsa, quindi probabilmente un'altra cosa che mi sono persa, uno sticker da qualche parte, non è arrivato alla cassa a quanto pare. Comunque questi sempre in teoria 0,65, ma li ho pagati di più. Poi per me, anche se alcuni li darò in uno swap, cioè in uno scambio che farò questo mese di giugno, questi sticker che sono un po' costosi secondo me, perché dovete guardare il prezzo dove dice c'è la I di Italia, quindi 1,75 euro per un foglio semplice di sticker, nonostante abbiano un po' di foiling, cioè c'è un po' di dettagli in oro e siano comunque 3D. Secondo me costano un po' tanto, però ci sono questi lama, delle valigie, dei cactus e lo scambio che farò sarà proprio tema lama cactus, alpaca cactus, quindi sì, è perfetto e penso che li ritaglierò e ne terrò un po' per me, li userò, insomma, così. Questi per un'amica, quindi questi non sono per me, sempre a 1,75 euro, ho preso questi con i fenicotteri, tucani, gelati, ananas e quant'altro. Belli, sì, molto belli come sticker, però secondo me sono un po' cari, ma li ho visti e ho pensato alla mia amica e li ho presi. Poi, tornando a parlare di colla, ho preso questi mini stick di colla glitterata che sarebbero per la pistola a caldo, ma io li taglierò a pezzetti e li userò come se fossero cera per fare i sigilli di cerlacca con dei, insomma,
varie cose, però ci sono vari colori, per 1 euro mi sembrava un buon compromesso. E ultima cosa che ho preso da Teddy è stato insomma, questo livale, l'€1,75 che costa, è un set di sticker set si chiama, ci sono 6 fogli, questo con dei bei disegni, questo che sembrano francobolli, questo con alcune parole, believe, gorgeous, just smile, lovely, be happy, delicious, eccetera. Poi abbiamo questo con farfalle, uccellini, biciclette, fiori vari. Questo con dei dolci, l'ora del tè, diciamo. E questo con un alfabeto. Insomma, questo secondo me è 1,75 per 6 fogli. Secondo me ne vale la pena. Gli altri costano un po' tanto. E già che eravamo lì, abbiamo visitato un altro negozio che si chiama, credo, Mondo Convenienza, non lo so. E ho preso queste spillettine di legno a 99 centesimi perché mi servono appunto per quello swap che devo fare a tema cactus e lama. Questo è quanto da Teddy, ripeto, questo è il totale che ho speso, ma dovete toglierci 1,95 euro che insomma avrei risparmiato. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, un grande abbraccio, ciao! Ovviamente mi sono dimenticata qualcosa e sono questi 2 set di timbri e mi aspettavo molto più assortimento, c'erano solo 3 tipi e vi lascerò delle clip veloci perché purtroppo non sono riuscita a firmare, c'era tantissima gente, mi fissavano tutte le commesse, quindi non sono riuscita. C'erano questi 2 e uno a tema viaggi, mare, però era molto infantile come disegno e preferivo queste farfalle al prezzo di 2,30 euro, quindi insomma su AliExpress costano molto meno, ma già che ero lì non ne avevo uno con le farfalle, ho pensato di prenderlo, ce ne sono di vario tipo, insomma molto belle comunque. E questo con i fiori, anche qui molto semplici come disegni, ma mi piacciono, soprattutto questo stile, questi qui più delicati. E sempre per 2,30 euro questi silicone stempel. È tutto qui. Ciao ciao.